La prima legge sulle ferrovie mirò a promuovere la concorrenza tra le ferrovie private e a favorire così il traffico ferroviario. Si assistette invece alla nascita dei monopoli regionali. Le società ferroviarie si ostacolarono a vicenda, ad esempio negando la circolazione ai carri merci di terzi e rendendo così necessario un trasbordo delle merci, oppure opponendosi alle innovazioni tecniche e alle domande di concessione dei concorrenti. In risposta all'insoddisfazione nei confronti delle ferrovie private e soprattutto del re delle ferrovie Alfred Escher, i sostenitori di una ferrovia federale lanciarono il progetto di una ferrovia nazionale svizzera, concepita come ferrovia popolare, in opposizione alle ferrovie dei signori. In questo modo si prefisse di creare una prima ferrovia continua che andasse dal lago di Costanza al lago Lemano e di smantellare i monopoli regionali. I promotori riuscirono a ottenere che nella seconda legge sulle ferrovie l'aggiudicazione delle concessioni passasse dai cantoni alla Confederazione, ma l'idea della ferrovia nazionale non si concretizzò comunque. A discretarne il fallimento furono gli elevati costi di costruzione e il fatto che, sin dalle prime fasi, il progetto venne ostacolato con tutti i mezzi delle ferrovie private. Le parti già costruite ed il materiale rotabile passarono nelle mani delle ferrovie del Nord-Est di Alfred Escher.